10 delibere, 7 ore di lavoro del Consiglio Comunale. Cosa abbiamo approvato? Abbiamo approvato degli atti che precedono il bilancio preventivo perché intervengono sul versante delle entrate. La loro approvazione dà certezza alla formazione del bilancio preventivo, cosa che stiamo portando a termine in questi giorni e che completeremo dopo il Consiglio Comunale odierno. Quali le principali novità? Innanzitutto una semplificazione di diversi atti da parte dei contribuenti, dei cittadini, degli esercizi commerciali. Meno operazioni, meno ripetizione, un rapporto fra cittadino e amministrazione pubblica che si rende più agevole e migliora nella sua determinazione. Il contrasto all'abusivismo, in particolare per quanto riguarda le cosiddette locazioni brevi, ovvero gli appartamenti che vengono dati in affitto per brevi periodi, perché il turismo è un fatto importante, ma è importante il turismo buono, quello che si vede, quello che contribuisce allo sviluppo della città pagando il dovuto e non quello che sfrutta la bellezza della città non pagando il dovuto. Trovo particolarmente positivo sul versante della TARI, ovvero della tassa sui rifiuti urbani, che non si vada di fatto ad un incremento, 5 euro medi per famiglia all'anno, e in ciò ammortizzando con un efficientamento dell'azienda gli oltre 6 milioni di incremento di quanto noi annualmente dobbiamo riversare a SAPNA. L'imposta di soggiorno un qualche ritocco, i costi dei servizi individuali più o meno in linea con gli anni scorsi, una legislazione che ci obbliga in quanto comune in predissesto ad incrementare al massimo il dovuto per quelli che sono i servizi a domanda individuale, che noi abbiamo cercato in modo attento di calmierare. Insomma, una qualche difficoltà, ma credo un ruolino di marcia positivo che segna un ulteriore passo avanti. Semplificate le operazioni, contenuti i costi, contrasto all'evasione. Adesso siamo in grado di predisporre il bilancio preventivo mantenendo inalterato il livello dei servizi che mettiamo a disposizione e soprattutto aprendo ad una stagione importante sul versante assunzionale. Forze nuove per un'amministrazione che migliora costantemente.